Me lo ripeti dall'inizio? Scusate. Chuck si gira. Dunque, alla fine dell'Ottocento c'era Alfredo Pioda, che era un consigliere nazionale svizzero, che era proprietario di questo luogo e voleva creare un convento laico. Lui era teosofo e aveva cercato di appunto, fare questo progetto e realizzare questo progetto. Non essendogli riuscito, c'è stata un po' questa coincidenza, no? Sono arrivati dei personaggi a piedi dal nord, andati sul lago di Garda, cercavano un luogo in cui creare una colonia, una colonia che fosse l'espressione di una terza via tra il comunismo e il capitalismo. Loro erano figli di ricchi industriali loro stessi, che cercavano però di una vita più semplice, una vita più vicina alla natura, una vita appunto legata a tutte le convenzioni sociali. Quindi vivevano, praticavano il nudismo, erano vegetariani, c'era anche un sincretismo di religioni, e le donne avevano dismesso i corsetti, no? Quindi era anche la liberazione femminile, e questi fondatori, erano 5 o 6, i due principali erano Ida Hoffman e Henry Edenkoven, che hanno poi costruito la casa Anatta, che è questa qui sotto, che adesso è coperta perché è chiusa per restauro. E avevano creato questa colonia, quindi con un ideale proprio di salutismo. Qui vediamo una foto della casa centrale, che era un po' la casa in cui si ritrovavano, facevano delle attività, dei balli, attività anche culturali, ed era situata qua. Vedete, le due scale che si vedono in questa foto sono ancora rimaste. Vedete anche che sulla ringhiera della foto c'è il segno del Tao. Quindi è proprio a significare questa volontà di capire le filosofie anche orientali, no? Quindi anche di mettere assieme la filosofia orientale e le religioni orientali con il pensiero occidentale. Quindi praticavano i bagni di sole e cercavano di vivere senza i soldi. Ovviamente questa cosa era una delle prime utopie che non si è realizzata. Nel 1901 hanno deciso di trasformarlo in un sanatorio, Sanatorium Monte Verità. E lì c'è stato il primo scisma. Gusto Greser, uno dei più radicali, ha deciso di abbandonare la colonia ed è poi andato qui vicino in una grotta a vivere proprio di quello che gli offriva la natura, fondamentalmente. Loro poi avevano un'autosufficienza economica? O ma loro ovviamente erano ricchi. Erano ricchi. Più facile. No, cioè l'idea è quasi sì. Superato. Però, sì. No, però voglio dire, c'era nell'ideale loro, c'era l'idea che qui si potesse costruire un insieme autonomo anche. L'idea era quella, poi sono resi conto subito che non funzionava, al di là dei finanziamenti che poi ricevevano. È vero che loro cercavano di vivere in maniera molto semplice, avevano degli orti, coltivavano loro il loro cibo, commerciavano, quindi producevano magari, andavano a Ascona. Avevano un modello economico. Esatto. Sì, senz'altro. Poi hanno capito, ecco, dopo un anno, che c'erano anche tante persone che erano interessate a questo stile di vita. Era proprio il movimento della Lebensreform che era molto in voga in quegli anni e che ha portato intellettuali, anarchici, artisti a soggiornare per un periodo qui al Monte Verità. Allora si possono citare molti nomi, uno fra tutti Hermann Hesse, che è stato qua nel 1911, ed era rimasto affascinato dalla figura di Gusto Greser. No? Questo personaggio, questo eremita, e si dice che appunto si è stato anche ispirato poi per scrivere diverse sue opere come Siddhartha o Demian. Si dice anche che si è fatto poi sotterrare fino al collo per proprio avere questa vicinanza con la terra, quindi queste pratiche che venivano fatte qua per ritrovare una vicinanza con la natura. Erano artisti, quindi c'erano anche delle opere d'arte, dei quadri in cui si simboleggia proprio questo passaggio, questa fuga dal mondo industrializzato che loro conoscevano bene, quindi le città industrializzate piene di fuliggine, e anche da certi movimenti che sentivo, queste arie che cominciavano già a spirare nell'Europa, che poi avrebbero portato alle guerre.
loro veramente cercavano di staccarsi da questo. Ed è andata avanti non per poco, per 20 anni, quindi fino al 1920. La prima guerra mondiale è stato un momento anche di declino, perché molti erano tedeschi e hanno dovuto tornare nel loro paese, e quindi c'è stata un po' una perdita di velocità. I fondatori hanno poi cercato di ricostruire un posto simile anche in Spagna e poi in Brasile, ma poi non gli è riuscito. Qua hanno realizzato diverse costruzioni, c'erano una quindicina di case, capanne aria luce. Adesso andiamo a vedere una di queste capanne aria luce. Ecco, qui vedete un prospetto pubblicitario del sanatorium Monte Verità, Vegetabilische Kur, Licht, Luft und Sonnenbäden, Wasser und Lehmanwendungen, Gartenarbeiten, Bergtouren und allerlei Sport. Quindi vi traduco velocemente, quindi luce, aria, bagni di luce, di aria, di sole, acqua e argilla, e quindi applicazione di acqua e di argilla, lavori nel giardino, gite nelle montagne, insomma. Esatto, e ogni tipo di sport. Ma perché pubblicità? Perché...